Nel 2016 la Lettonia come l'Italia ai tempi di Benito Mussolini. Il governo di Riga si prepara a vietare nomi stranieri per i neonati in favore della democrazia e del diritto dei lettoni di parlare liberamente la propria lingua madre. Così come avvenne con l'italianizzazione dei nomi nel 1928, in Lettonia già ora a tutti i nomi e cognomi di genere maschile o che terminano con una consonante viene aggiunta la lettera S. Il nazionalismo avanza sempre più in un paese, membro della NATO e dell'Unione Europea dal 2004, dove l'assistenza sociale è garantita mensilmente agli ex soldati dell'SS naziste, meritevoli di avere combattuto per l'indipendenza nazionale, mentre è vietata ai veterani dell'Armata Rossa. In tutto il Baltico il vento del nazionalismo si allarga a tal punto da negare le libertà civili e intimorire l'opposizione al pensiero soverchiante della NATO. Quel vento diventa addirittura asfissiante nella vicina Polonia, dove pochi giorni fa è stato arrestato l'ex parlamentare Mateusz Piskorski. Il politico dalle idee diverse da Varsavia, Bruxelles e Washington è stato condannato a 3 mesi di carcere ed è il primo prigioniero politico della Polonia in Europa. Piskorski, in un recente articolo, aveva annunciato un'operazione della NATO di pulizia della scena politica polacca in vista del vertice dei capi di Stato e di governo dell'Alleanza Atlantica che si terrà a Varsavia l'8 e 9 luglio prossimi. Ora sappiamo che chiunque sia contro la NATO da questo momento potrà essere arrestato in Polonia e magari, con il mandato dell'Interpol, anche in altri paesi dell'Europa consenziente. Domani, mercoledì 1 giugno, a Roma, si terrà la presentazione del drammatico libro intitolato La congiura lituana, la fine dell'Unione Sovietica e di chi tentò di salvarla, in cui l'autrice, Galina Sapochnikova, descrive la repressione politica che Vilnius mise in atto dopo la caduta dell'Unione Sovietica, narrando così le premesse che ci attendono e aprendo per la prima volta in Europa la discussione su cosa rappresentano e su cosa chiedono i paesi baltici a Bruxelles. E a tutti noi. Nel vicino Oriente i terroristi di Daesh indietreggiano su molti fronti, ma continuano a opporsi alle offensive nemiche. All'esercito iracheno sono bastati 7 giorni di battaglia per consolidare le proprie posizioni sui confini settentrionale orientale di Fallujah e per iniziare l'avanzata all'interno della città, dove avrebbero già riconquistato il centro. Nel frattempo i Peshmerga, le forze armate del Kurdistan iracheno, stanno conducendo un'offensiva per liberare Mosul, seconda maggiore città dell'Iraq, conquistata da Daesh 2 anni fa e destinata a trasformarsi nella capitale irachena dell'organizzazione islamica. 70 le vittime tra i soldati impegnati a Fallujah, 40 tra i Peshmerga nell'Iraq settentrionale. Sul fronte siriano, l'esercito di Damasco sta allontanando i guerriglieri di Daesh dalla provincia di Palmira e respingendo gli attacchi di Jabhat al-Nusra nei pressi di Aleppo. Intanto, nell'ambito dell'operazione per il riscatto di Raqqa, i miliziani curdi dell'Unità di Protezione Popolare, appoggiati dalle milizie iraniane, sono impegnati in un'offensiva sulla città di al-Tabqa, a ovest della capitale di Daesh, una città strategicamente importante ai fini delle comunicazioni tra i terroristi e la Turchia. Quest'ultima, intimorita dalle vittorie dell'Unità di Protezione Popolare, lunedì ha proposto agli Stati Uniti di unire le forze per condurre in Siria operazioni antiterrorismo, a condizione che i curdi non vi prendano parte. Tuttora ignota la reazione di Washington. Tuttavia, è ancora troppo presto per seppellire Daesh. Dopo aver inflitto una pesante sconfitta alle truppe della cosiddetta opposizione moderata, i terroristi hanno conquistato buona parte del territorio controllato dagli oppositori di Assad a nord di Aleppo e circondato la città di Mareh.